12 e 13 giugno la maggioranza di tutte e tutti noi ha detto fuori l'acqua dal mercato, fuori i profitti dall'acqua. Nessun governo può cancellare quella splendida partecipazione. Siamo qua. Questo governo vuole rimettere l'acqua sul mercato perché chiaramente in tempo di crisi un bene comune come l'acqua ha un valore sicuro ed un rischio praticamente minimo. Come mai ce l'avete col sottosegretario Paolillo? Ha fatto una dichiarazione, una trasmissione all'Agorà che diceva che i referendari avevano imbrogliato i cittadini, quindi che il referendum era un imbroglio. Chiaramente questo è la strategia di questo governo, dicendo che il referendum non ha cambiato nulla, che c'è bisogno di un intervento legislativo, ma invece il referendum ha bloccato la privatizzazione dell'acqua. È in corso un incontro con i rappresentanti del Ministero dell'Economia? Sì, adesso c'è una nostra delegazione sopra cercando di incontrare se è possibile il sottosegretario Paolillo, altrimenti qualcuno che ne fa le veci. Beh, siamo appunto usciti da questo incontro, diciamo che non è stato così, diciamo, con uno dei massimi esponenti del Ministero del Governo, non ha ovviamente preso impegni neanche rispetto alle richieste che noi abbiamo fatto, ossia lo stralcio di quella parte del decreto sulle liberalizzazioni che attacca direttamente l'esito referendario e che quindi riporterebbe alla privatizzazione dell'acqua. Anche domani ci saranno diverse iniziative in tutta Italia, praticamente ci sono presidi sotto le prefetture. Va rispettato! Acqua pubblica